Bentornati, oggi vediamo il quinto, l'ultimo dei cinque film in nomination agli Oscar per quanto riguarda la colonna sonora, vi dirò cosa ne penso, eh, vi dirò perché questa potrebbe essere una strana e forse piacevole sorpresa in questa edizione 2024 degli Oscar, eh, vi ricordo che avete tempo fino al 9 di marzo per votare sul Community Tab qual è la vostra colonna preferita tra i cinque film nomination e quale secondo voi vincerà dopodiché il 9 di marzo ci vediamo qui perché farò il video con i risultati dei vostri voti e con le mie previsioni sulla vittoria a proposito di questi sondaggi che ho lanciato sul community tab ormai due o tre settimane fa devo dire che fino all'altro ieri praticamente american fiction non aveva neanche uno straccio di preferenza né nella colonna sonora eh, favorita, Né nella colonna sonora che secondo voi avrebbe vinto l'Oscar, eh, non credo che ci sia una ragione musicale dietro a questo. Credo che ci sia un, semplicemente il fatto che non conoscevate né il film né la colonna sonora. Il film c'è da dire che non è stato facile vederlo perché l'ho visto pochi giorni fa. L'hanno mandato. Se non sbaglio, dal 27 di, di febbraio su Amazon Prime. Um, ma insomma non era facile da trovare, non sono neanche sicuro che sia uscito in sala in Italia, perché è uscito praticamente a ottobre negli Stati Uniti, quindi non sono sicuro che sia arrivato nel sala in Italia. La colonna sonora però invece era facilmente recuperabile da Spotify, da Apple Music o da qualunque altra um, piattaforma di streaming e di musica liquida voi, voi abbiate. Ecco qui devo dire che siete stati un po' pigri evidentemente perché nessuno di voi, anche di quelli insomma, tra voi che seguono in maniera più appassionata le colonne sonore, si è preso la briga di andarsi ad ascoltare. Infatti i pochissimi voti che questa colonna sonora ha preso, che sono arrivati in questi giorni, sono casualmente, credo, successivi all'uscita su Amazon Prime. Quindi qualcuno evidentemente ha, ha visto il film e poi se l'è andata ad ascoltare o su Apple Music o su, o su Spotify o su... Qualunque altra piattaforma. Che cosa dirvi di, que di questa colonna sonora, che sarà credo una sorpresa. Eh, allora, partiamo da, da, da chi l'ha scritta, Laura Carpman, eh, compositrice americana che io mea culpa non conoscevo, e dico mea culpa ovviamente non è possibile conoscere tutti, evidentemente, eh, ma questa non è una ragazzina esordiente, un po' come nel caso del, dell'autore di Poor Things, che è praticamente un esordiente o poco più. Eh, Laura Cartman, sono andato insomma, a fare qualche ricerca, è una stimata compositrice di oltre 60 anni ormai, eh, che ha fatto diversi progetti eh, di, di, di buona qualità anche, eh, ha fatto tra l'altro anche un, un paio di, di film con la Marvel, ovviamente come potete immaginare io non seguo granché il mondo Marvel. Non lo seguo dal punto di vista cinematografico perché mi interessa meno di zero, ma confesso che non lo seguo molto neanche dal punto di vista colonne sonore. A meno che non ci siano nomination, a meno che non ci sia un caso, un caso speciale, perché fondamentalmente ormai sono almeno una dozzina d'anni che sono tutte colonne sonore fatte con, con lo stampino. Eh, ho ascoltato quella che lei ha fatto per la Marvel, ed è comunque ha una sua personalità. Eh, per cui ecco perché dico veramente mea culpa al fatto che non la conoscessi, perché signori, qui siamo davanti a una che la musica la sa scrivere e eh, la sa scrivere anche bene. Una che la musica la conosce e che, eh, cosa che pochi compositori hanno, sa ben passare. È una, una formazione eh, sia classica che moderna, nel senso, una formazione jazz, e sa ben passare, molto ben passare da un genere all'altro se volete da un mood all'altro se preferite io sono pochissimi compositori classici che poi che io conosca per classici intendo insomma che, di formazione classica che poi facciano bene jazz e per la stessa ragione sono pochissimi jazzisti che conosco che sono in grado magari di orchestrare in stile eh, che non sia jazz o di scrivere un qualcosa che non sia in stile jazz quindi generalmente sono due binari paralleli, nei casi come quello della Carpman, questi due binari non sono paralleli, ma si incrociano e si incrociano con un ottimo effetto, perché ribadisco, Laura Carpman è una signora compositrice. Io non lo so se il fatto che sia una donna possa aver favorito la sua partecipazione al, eh, alle nomination di quest'anno, perché sapete che da un po' di anni a Hollywood in particolare... È invalsa l'abitudine che ci deve essere un rappresentante LGBT o almeno un tot di donne, almeno un tot di spano-americani, almeno un tot di afroamericani. Insomma, una cosa che io, boh, vabbè, se volete ne parleremo un giorno, insomma francamente trovo abbastanza abbastanza assurda nella misura in cui dovrebbe essere solo il merito e non eh, l'etnia, non parliamo di razza che non si, le razze non esistono più, ma, no, ma, ma a livello di etnia, insomma, mi sembra veramente una sciocchezza. Ecco, quindi, diciamo, mettiamola così, forse la ragione per cui la Cartman è stata... Ehm, nominata agli Oscar potrebbe sottolineo il condizionale potrebbe essere quella ma sia come sia questa candidatura è assolutamente meritatissima la cosa sonora è molto bella vi consiglio di andarla a ascoltare soprattutto perché sono rimasti ancora pochi giorni prima di votare sul sondaggio che ho lanciato, e quindi datevi l'opportunità di ascoltarla. Eh, troverete una colonna sonora molto varia, molto eterogenea, che vi fa capire però appunto che la sua autrice, la sua compositrice è a proprio agio sia nei temi eh, più jazz che scrive, un eh, qualcosa anche tenente al fusion, c'è cioè un qualcosa che mi ha ricordato anche Pat Mitini, se vogliamo, sia nelle parti più tradizionali di score discorso orchestrale, Discord per una commedia. Il film appunto è una commedia, ve lo, lo racconto in dieci secondi netti, e racconta la storia di questo scrittore e professore di letteratura americano, afroamericano, che infastidito da tutti eh, i luoghi comuni sul fatto che i neri debbano eh, sempre parlare o scrivere o trattare determinate eh, argomentazioni, lui in realtà è assolutamente contrario a questa, a questa tendenza, nonostante questo. L'ultimo libro che ha scritto non riesce a trovare un editore, ha una serie di problemi sul lavoro e anche all'università. Per cui, per scherzo quasi, per sfogo, decide di scrivere un libro pieno, farcito di tutti quegli stereotipi che lui decisamente aborre, come direbbe Mughini. Eh, e questo libro ha un successo clamoroso, ha un successo infinito, ne, 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 se ne vuole fare anche un film, i, i soldi cominciano a piovere, adesso non vi racconto la storia, non ve la spoiler, andatevela a vedere, però andat andatela a vedere perché il film è bello, il film è bello, non so se vincerà perché <coughs> raramente eh, una commedia vince, eh, vince l'Oscar, Può succedere, insomma, però diciamo che generalmente si tende a dare la preferenza ai film, ai film drammatici. Però comunque il film è bello, non, non so se è un film da Oscar, ve la dico tutta, insomma, però La visione assolutamente la Merita è una bellissima commedia eh, che oltre a in certi punti essere anche molto divertente, fa decisamente pensare su quella che è la funzione degli stereotipi, su quella che è, eh, come dire, il background che, che abbiamo, nell'abbiamo magari diciamo, più il mondo americano, ma insomma diciamo abbiamo come mondo occidentale eh, legato appunto alla figura de, degli afroamericani e, e, e non solo questo, ma riferita anche, a una, riferita anche un po' alla cosiddetta cancel culture, insomma adesso non entriamo nel... Non entriamo nel, nel, nell'argomento perché è spinoso e comunque non è l'argomento di questo video. Per cui tornando, tornando alla musica, la musica è godibilissima, è molto ben scritta, è ben orchestrata, molto, bene, molto ben eseguita. Eh, in certi punti richiama un po' anche delle atmosfere anni 60, anni 70. Però che cosa mi è piaciuto? Eh, mi è piaciuto che appunto si passa da brani eh, più spiccatamente jazz ad altri quasi ambient, ad altri invece che hanno eh, una ricerca sonora molto più eh, raffinata, anche, anche coraggiosa in certi, in certi momenti, in certi punti si va addirittura quasi sulla tonalità, insomma una scelta interessante e ad altri brani che ancorché siano decisamente più scontati, più normali, ecco, più normodotati diciamo così, tipici di una commedia americana, però appunto assolvono egregiamente lo scopo di commentare le parti, le parti della commedia. <clears throat> diciamo che nel complesso è un utilizzo del, della musica sul film diverso da come farebbe il nostro amico John Williams. Diciamo proprio sull'ultimo Indiana Jones, tanto per, dire, tanto per parlare di un altro titolo che è nella, nella stessa cinquina. Eh, John Williams eh, descrive tutto quello che accade nella scena, sguardo per sguardo, inquadratura per inquadratura e così via. Qui si fa un uso molto più, mh, come dire, meno specifico della colonna sonora. La colonna sonora quindi è scritta e pensata per il mood della scena, dell'intera scena. Eh, piuttosto che per andare a cercare le singole inquadrature, eh, i singoli sync, i singoli dettagli del, del, del film. È una scelta. Che può piacere, un piacere. Io se, se devo dirvela tutta, mh, preferisco sicuramente un tipo di scrittura alla John Williams, no? appunto, che va a beccare tutte le inquadrature, perché anche il mio modo di scrivere con il sonore è, è, molto, è molto afferente a questa, a questa cosa. E, e perché trovo che fondamentalmente sia più difficile far così rispetto a fare un pezzo che semplicemente descriva il mood di tutta la scena invece che delle singole delle singole inquadrature, però cioè, nonostante questa colonna sonora non si può imputare nessun difetto particolare, per cui andatevela ad ascoltare, datele un'opportunità eh, e noi ci vediamo tra qualche giorno, Ric vi ricordo c'è il tempo fino al 9 di marzo per votare il sondaggio, dopo chiuderò il sondaggio e farò il video con i vostri risultati, quindi con i vostri ris risultati eh, di quelli che voi avete deciso essere secondo voi la migliore colonna sonora e di quale colonna sonora secondo voi vincerà, perché ovviamente non è detto che le due cose coincidano, e poi vi farò anche la mia previsione su chi vincerà la statuetta per la migliore colonna sonora, per cui appuntamento a tra pochi giorni. Nel frattempo, se non l'avete ancora fatto, dov dovete iscrivervi al canale, attivare la campanella, se il video vi è piaciuto lasciate un like e possibilmente qualche commento, eh, sarà sicuramente gradito eh, da qualche giorno, ormai lo sapete, potete abbonarvi al canale, quindi avendo oltre ai contenuti che normalmente ci sono sul canale una serie di contenuti extra, una serie di, eh, di vantaggi, se volete c'è il tasto abbonati oppure in descrizione trovate... Come fare per abbonarvi o semplicemente per avere delle informazioni? Per cui, se avete piacere e volete supportare il canale in maniera concreta, potete farlo anche con una somma molto bassa, come nel piano supporter. Se no, siate iscritti, siate felici e continuate a seguirmi i miei video. Ci vediamo al prossimo!